tutti, lui è Luigi e lei Sofì e insieme siamo il Me Contro Te. Benvenuti in questo nuovo episodio qui su Roblox nelle nostre case incredibili. Oggi abbiamo un solo obiettivo: costruire la nostra casa dei sogni. La prima casa vi è già piaciuta tantissimo, però era una casetta piccolina, mentre oggi abbiamo intenzione di farne una veramente gigante. Non vedo l'ora, spero tanto ci sia anche la piscina. Quindi direi di non perdere altro tempo e dare via al gameplay. Stai vedendo? Stai vedendo anche sì, tu? Sì. Soltanto che sta sparendo. Sì, ma secondo me sta andando via il vecchio per dare spazio al nuovo. Tu dici? Io ho paura che adesso scompaia il vecchio e rimaniamo senza niente, soltanto col terreno. Casomai dormiamo sotto un alberello, magari per ripararci un po'. Oh, nonno, casa, dove vai? Oh, cavolo, vieni qua, casetta. Ansia, adrenalina. Okay. Ok, sono dentro casa. Penso che non possa sparire con me dentro. Ma che c'entra che sei entrato dentro casa? La casa sta sparendo. Mi sta scomparendo sotto i piedi. È rimasto sotto il tetto. Il tetto è qua. Pensa se ti cadeva in testa il tetto? Eh? Addio, casa. Sta anche sputtando il sole. È rimasto soltanto un letto volante. Lui, spostati, che adesso arriva la casa bella. Oh no, non c'è niente, la devo ricostruire io. Ma cosa combini? Combini solo guai. Mi hanno fregato un'altra volta. Dai, dai, scorazza. Ogni volta che tu corri compare qualcosa nella nuova casa. Sì, ma io corro, però mi hanno fregato di nuovo, Sofì. Lo capisci? Intanto si sta formando un'altra casa che sembra essere stupenda. C'è la fontana! Sì, ma ci sono anche i miei soldi che vanno via. Senza un euro. Speravo tanto che si costruisse da sola, invece devo star lì a lavorare, nonostante ho preso un sacco di soldi. Dai, dai, lavora, che nel frattempo io sto qui ad osservare la fontana. Io amo le fontane. Ma come ami le fontane? Aspetta un attimo. Guarda qui, ho fatto la porta del garage. Adesso sto finendo tutto il garage. Lui? Dove sei? Sono Ma perché sei dentro la fontana? Scendi da lì. Io posso già dire con sicurezza che questa casa è molto, ma molto più grande. Quindi spero che tu sia contenta, perché una casa più grande di questa non esiste e non ce la potremmo mai permettere. È davvero stupenda. Solo che abbiamo anche lo zerbino con scritto welcome. Benvenuti. Entra pure. Anche se non è finita, già puoi farti un giretto per vedere quanto è maestosa questa casa. È davvero stupenda. Guarda tutte queste vetrate. Diciamo che come sempre manca il tetto. Eccolo. Eccolo. Il fuori è veramente grandissimo. Si potrà fare una piscina questa volta? Sì, dai, stavolta c'è davvero tanto spazio. Prendo dalla casella postale gli altri soldi. Vai, io nel frattempo do un'occhiata. È solo che non riesco più a costruire. Ok, qui c'è la porta, qui ci sono le luci. Sto mettendo anche una libreria con tanti libri. Adesso cosa mettiamo? Le luci? Guarda che sono belle! Hai scelto davvero degli ottimi lampadari. Hai fatto anche le scale! Sì, questo vuol dire che c'è un altro piano. Ti va di salire su? Certo, saliamo. Sto costruendo la casa più bella di sempre. Ma sopra non c'è niente però. Mi devi dare un attimo, la devo costruire. Aspetta, guarda. Corro di qua, corro di là. Alla fine verrà meravigliosa. Ecco qui, mettiamo di nuovo una finestra, sì. Mettiamo anche i vetri. È proprio come piace a me. È solo che stanno finendo tutti i soldi. Ho già speso più di 1 milione. Ti rendi conto? Vabbè, costa 2 milioni. 1 milione per il piano inferiore, 1 milione per il piano superiore. Sì, ok, e tu quanti soldi hai speso finora? Secondo i miei calcoli, 0. Come 0? Quindi sono tutti i miei soldi, Sofì. Sì, te l'ho detto, io devo mettere da parte i soldi, perché poi mi devo comprare dei vestiti, delle scarpe, delle borse. Però non è giusto, secondo me ci dovrebbe essere un modo per poter passare i soldi da un account all'altro. Perché altrimenti, così finisce che io costruisco e spendo tutto e tu invece non spendi niente. Non guarda qua. Anche i quadri. Che meraviglia. Cioè, questa sì che è una casa, non quella di prima. Questa qui è piena di opere d'arte. Guardate un po'. Guardate che bello questo quadro. Ah, mi sa tanto che questa sarà la mia stanza. No, poi faremo a mele mele mu, esci fuori prima tu. La tua stanza è questa di qua, dove c'è questo quadro marrone. Ma no! È comparso adesso il quadro. L'hai dipinto tu? No. Allora, finisco il bagno. Grazie. Mettiamo il bagno, perché altrimenti un bagno senza bagno non è un bagno. Ma non è un bagno questo, è una camera da letto. No, vediamo se è la mia. Ah sì, questa qui è la mia. Guarda lui, guarda, l'hai vista? Sì, l'ho vista, ma è un po' piccolina, non credi? Il bagno è qui accanto. No, esci dal bagno, non ti sedere. Direi che il piano di sopra l'abbiamo terminato. Guarda che bello. È la casa più bella di sempre. C'è anche la terrazza, vediamo, fammi uscire. Affacciati fuori. Oh mia cara carciofina,
questo un giorno sarà tutto tuo. Però sarebbe bellissimo se qua sotto ci fosse una piscina. Lui, dai, impegnati. Ah, ma dove sei andata? Ti sei buttata? Ah, bravo, bravo, stai facendo anche il fuori. Guarda. Sì, sì. Ma questa non è una piscina, questo è l'idromassaggio. Questa è stupenda, non lo so, qualunque cosa sia, è veramente bellissima. Sono già dentro. Ah, anch'io. Soltanto che il bagno non lo dovremmo fare vestiti, mi sa. Effettivamente sì, ci vorrebbe il costume. Guarda, finisco un attimo qua sotto e non riesco ad entrare. Ecco qua, mettiamo pure la cucina, le sedie, altrimenti non c'è nulla. Ma potresti uscire dall'acqua? Sì. Guarda qui che super cucina che ho fatto. Questa è l'isola, qui c'è il piano cottura. Un attimo che mi ho sbattuto la testa nella vetrata. No! Devi stare molto attenta. Questa vetrata è quasi invisibile. Anch'io poco fa stavo per sbattere. Eh sì, ma la cucina è un sogno. Cioè, ragazzi, è la casa più bella di sempre. Rimane da ultimare le ultime stanze, guardate qui. Ta 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 ta. Sciocco tutto, metto qui. Ecco qui, il garage è quasi pronto. Adesso usciamo e ammiriamola da fuori in tutta la sua bellezza. Vai. E ta-da! Guardate che bella. È davvero stupenda. Con davanti la fontana e sul retro la piscina. Sì, non la vorrei cambiare per niente al mondo. È perfetta, cioè secondo me è proprio la casa dei sogni, quella che desideravo. Ehi. Assolutamente. Ehi, che sta succedendo? Perché sta crollando? No, no, no. Sofì, cosa hai premuto? Io non ho premuto niente. Oh no, sta sparendo, sta scomparendo. No, no, no. Ma cos'era la nostra casa? Guarda, c'era anche il garage tutto organizzato, bellissimo. No, 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 no. Ok, perché, aspetta, perché prendi i mobili. Aiutami, raccogli qualcosa. Sì, sto raccogliendo una sedia, però è un po' pesante. Magari io salgo sopra. No, sono sparite le scale. Sedia. Ma se prendila, non devi sederti. Ok, ok, ok. Vado in piscina. La piscina non può sparire se ci sono io dentro. No, esatto, entro anch'io. Anche se ho i vestiti, okay. Dovevo comprarmi un costume, però vabbè. Stiamo in piscina, okay, stiamo in piscina. Qui e nulla ci potrà far del male. Oh, la nostra casa sta sparendo sotto i nostri occhi. Ma che fa, piove lì dentro. Guardate, era bellissima. No, che tristezza. Era perfetta la casa dei nostri sogni. Adesso abbiamo finito tutti i soldi. Però magari non è ancora detto all'ultima. Magari questa stanza qui sopra rimane e uno la può vivere guardandola da sotto. Lui, vieni qui in piscina anche tu. Secondo me ti farei male. Ok, siamo in piscina. Almeno questa non ce la toglieranno, penso. È proprio la parte più bella della casa, quella che ci piace di più. Sto andando via. No! È andata via del tutto. Ragazzi, la nostra casa sta letteralmente scomparendo sotto i nostri piedi. E c'è anche un gabinetto così, messo a caso. Aspetta, guarda, ci sono delle cose da mangiare in garage, ma che c'entra? No, questo è il barbecue, è per quello che ci sono le cose da mangiare. Ah, ecco, c'è un pezzo di pizza. C'è anche un tacos, un peluche, una torcia e qui c'è proprio il barbecue. Vedo degli spiedini. No, vi prego, anche voi spiedini, non ve ne andate. È sparito tutto, lui. Ragazzi, è finita. Ma comunque il gameplay di oggi si conclude qua. Speriamo che oggi siete riusciti a strapparvi un sorriso. E noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao.